Modoka. Con Pietro Ingrao scompare una delle figure più limpide della storia della Repubblica, un uomo di grandi passioni capace di costruire un vincolo emotivo con un grande popolo, un vecchio meraviglioso che non ha mai smesso di avere curiosità per il mondo e di pensare che la politica non è la lotta dura per il potere. Siamo alla fine di un'epoca in cui non solo le forze comuniste, il Partito Comunista, ma anche tutta la famiglia socialdemocratica esce profondamente ridimensionata e senza una capacità di rappresentare in modo efficace il lavoro. Quindi davvero un passaggio di fase. È chiaro che la sua morte è un atto, un evento che ha un grande valore simbolico. Ricordo tra l'altro il momento drammatico di quando io feci le conclusioni, mentre c'era una grande ovazione, Grau si avvicinò e mi diede la mano, ed è lì che io mi commossi, non perché avevo sciolto, come è stato detto, il Partito Comunista, ma perché mi sembrava finito un dramma che per noi era un dramma per tutti.